Prima di iniziare, devo portarvi i saluti del direttore e del presidente dell'Istituto di Storia della Resistenza di Verona, che oggi non possono essere presenti e quindi ne facciamo indegnamente le veci io e Alessia che vi ha accolto e anche Cristina che fa parte del direttivo dell'Istituto. Ringrazio anche voi per essere in presenza, spero che tutto funzioni a dovere. Sapete che questo è il primo incontro di quattro, il secondo domani si svolgerà però in università per chi vorrà essere presente ed è nato dalla possibilità di ospitare qui a Verona la bellissima mostra che il nostro relatore di oggi, Costantino Di Sante, ha preparato, nonché allestito stamattina, insomma è davvero un factotum in questo caso, fa tutto, prepara le mostre, le presenta, eccetera. Costantino Di Sante non avrebbe bisogno forse di presentazioni, nel senso che pur non essendo strutturato in accademia, è un ricercatore molto molto noto, gravita intorno all'Istituto di Ascoli Piceno, di cui è stato anche direttore, adesso mi pare faccio parte del direttivo, ma è anche negli organi scientifici dell'Istituto Parri e si è molto attivato in questi anni sia sulle tematiche relative alle deportazioni, l'internamento in Italia, l'internamento anche altrove, non ultima la Libia. Non è un caso che abbiamo qui in sala anche gli autori del documentario sul Lager di Bolzano, in cui avrete la possibilità di vedere Costantino se vi incappaste nella presentazione di questo video, ma anche appunto di storia del colonialismo. Mi pare che gli ultimi lavori siano su questi. Ho dimenticato di dare i fogli, ma non perderei altro tempo. Mi perdonerà il relatore, con cui insomma Anche troppo. siamo anche in amicizia. Domani faremo una cosa migliore dall'università. Ti cederei subito la parola perché so che la carne al fuoco è tanta. Sì. Se qualcosa online non funzionasse, segnalatelo ai colleghi. Ah, devo ringraziare tantissimo anche i colleghi di Venezia, Chiara Massari e di Belluno, Enrico Bacchetti che mi stanno dando una mano nella gestione del rapporto a distanza. Grazie, cari. Basta. Grazie, grazie, grazie Nadia, grazie all'Istituto. Io ringrazio sia chi è online, Grazie. naturalmente, coloro che sono presenti qui. Spero che vada tutto bene. Capita leggermente complessa la situazione, ma io sono felicissimo, in particolare anche che la proposta del corso abbia riscosso così tanto successo. La lezione, diciamo, l'incontro di oggi pomeriggio è appunto per una storia del colonialismo italiano, perché è evidente che il tema rimane un tema di grande rimosso, su questo penso non c'è nessun dubbio, e i nostri 75 anni di colonialismo, portando più o meno a una cronologia strettamente legata all'inizio, diciamo, con l'occupazione di Massawa e l'inizio della primogenita colonia in Eritrea, fino alla conclusione del famoso, diciamo, AFIS in Somalia, cioè l'amministrazione fiduciaria di quelle terre nel 1960. Quindi 75 anni non sono pochi, no? Se ci riflettiamo. Eppure c'è stata veramente una rimozione, anche se andiamo a vedere, ne discutevo anche con alcuni insegnanti questa mattina, anche sui manuali di storia spesso, diciamo, il tema è ridotto a poche pagine. E quindi la domanda: perché non se ne è parlato? Perché, bene o male, adesso, per fortuna, dopo gli anni 90, grosso modo, abbiamo una maggiore attenzione su alcuni momenti della nostra storia coloniale. E quindi qualcosa si sta muovendo negli ultimi anni, dovuto anche, no, a movimenti d'oltreoceano, no, sul rimuovere le statue, abbattere le statue degli ex colonialisti, oppure c'è stato tutto un discorso sulla toponomastica, quello che si chiama poi post-colonial più che altro, però sul colonial forse c'è ancora molto da fare. Siano i storici, le ricerche naturalmente non sono così ampie a livello storiografico, ripeto, ci sono tanti colleghi che hanno prodotto negli ultimi anni, non abbiamo per esempio una cattedra di storia del colonialismo per
citare un esempio molto urgente. Inoltre, ecco, anche i mezzi di comunicazione hanno parlato della storia, parlano spesso in alcune occasioni della storia del nostro colonialismo, solo se ci sono delle polemiche, ricorderete la polemica, non so, tra Montanelli e Angelo Del Boca, che è stato forse un punto di riferimento per chiunque voglia studiare la storia del nostro colonialismo, scomparso circa un anno fa. Sulle questioni legate all'uso dei gas, ecco, spesso anche questa contrapposizione, mito del bravo italiano dall'altra parte o tutti i criminali. Beh, sappiamo, la storia è molto più complessa e quando magari c'è solo la polemica si rischia poi di non entrare nel merito delle varie questioni. Quindi diciamo legata un po' alla polemica, e quindi questo appunto non aiuta ad entrare poi nel discorso anche collettivo. Stesso discorso se andiamo a vedere, dicevamo, la toponomastica. Molti di noi, quando arriva una stazione Termini, piazzale del 500, no? E si chiede anche perché 500 è la sconfitta di Dogali del 1887, che viene utilizzata in chiave, no? Anche lì di esaltazione, e questi 500, che poi anche lì il numero ancora non è molto chiaro, però ecco, molti non lo sanno, non si rendono conto, anche perché sono come tante vie anche legate a personaggi militari, ma anche autorità civili. Pensiamo, per dire l'ultimo, al mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani da File, no? Siamo sempre un po' nell'ambito, come dicevamo, un po' della polemica, che va benissimo, però poi non c'è nulla di strutturato. Stesso discorso, ecco, le poche pagine, se andiamo a vedere anche sui siti internet, non sono così tanti anche i siti specializzati, stanno un po' nascendo, ma rispetto ad altri periodi storici, sinceramente, c'è anche lì una carenza, no? E quindi i siti dedicati stanno iniziando, ma con molta difficoltà. Stesso discorso, se andiamo a vedere alcuni motivi di questa rimozione, io penso che anche 20 anni poi, se andiamo a vedere 20 anni, chiamiamo, di anticolonialismo con la retorica fascista del ventennio, fatto sì che l'intera generazione, no, che poi quella del dopoguerra, che doveva raccontare, che doveva, non ha fatto i conti, non ha avuto l'occasione nemmeno di fare i conti per il fatto che l'Italia, come sapete, non ha avuto un periodo della decolonizzazione. Le colonie non le perdiamo, diciamo, della guerra, a parte l'amministrazione fiduciaria della Somalia. Quindi un dibattito rispetto a ciò che è accaduto magari in Francia, poi la questione algerina, o pensiamo all'India, al Regno Unito con l'indipendenza dell'India. E quindi è chiaro che questo ha fatto sì che nemmeno ci fosse, ecco, un richiamo cogente alle questioni nell'immediato secondo dopoguerra. Se andiamo a vedere anche a chi è stata affidata la storia, diciamo, anche lì ufficiale, no? L'Italia in Africa, questa collana che forse qualcuno di voi ha visto nelle biblioteche, oppure bene o male circola qualche testo anche su internet, no? In vari siti specializzati di libri, diciamo, rari. Anche lì chi fu indicato a costruire questa storia del colonialismo italiano furono funzionari coloniali. Noi eravamo anche là, tutto il dibattito più o meno, diciamo, anche qui del nostro trattato di pace e via dicendo. Quindi non a caso si chiama l'Italia in Africa, con una visione molto edulcorata, cioè quello che noi poi abbiamo investito nelle colonie più che quello che abbiamo preso. Questo è uno stereotipo, no? Abbiamo costruito stadi, chiese, monumenti e via dicendo. L'ultimo libro anche di Filippi, no? Non so se è capitato di leggerlo, proprio ricorda che questo stereotipo, come tutti gli stereotipi, ha anche una base, diciamo, di verità. Cioè, effettivamente l'Italia ha questa caratteristica, il nostro colonialismo è stato un colonialismo che effettivamente poi andrebbero studiati alcuni meccanismi, anche qui siamo in ritardo, economici, degli investimenti fatti, però sicuramente è stato tra i più diseconomici. Dall'altra è stato un colonialismo, anche se poca cosa, se andiamo a vedere gli altri, diciamo, colonialisti, gli altri colonialismi, gli altri imperi coloniali, i numeri di coloro che sono andati poi fisicamente a occupare e a desiderare la terra d'altri, anche se significativo, quando dico spesso agli studenti, eravamo noi ad andare a cercare
miglior fortuna in Africa, no? Perché il nostro è stato il cosiddetto colonialismo demografico e spostare braccia, soprattutto prendere le terre migliori. Anche qui non è semplice, perché se andiamo a vedere quelle colonie, non a caso noi siamo poi alla fine, diciamo, con l'Italia arriva ben ultimo, no? Per fare questa più grande Italia e prendiamo quello che rimane. E sicuramente l'Eritrea non offre grandissimi, diciamo, sbocchi anche da un punto di vista economico. Stesso discorso valere per la Somalia. La Libia, come sapete, ci vorranno diversi anni per conquistarla tutta, pacificarla, come si diceva all'epoca con questa retorica, dall'11 fino al 31, ma quello poi domani parleremo in maniera specifica e anche alla mostra. E pensiamo all'Etiopia, siamo rimasti lì per poco tempo, anche se pensiamo, insomma, questa ultima guerra coloniale fatta da una, tra virgolette, potenza europea, è più di 500.000 uomini, non sono pochi, anche in questo caso, anche lì il discorso di vendicare Adwa, il discorso anche di cercare di sconfiggere più presto, diciamo, l'ultima poi nazione libera che faceva parte della società della nazione, come era lo stato etiopico. Però è vero che poi alla fine, se andiamo a vedere anche i numeri, sicuramente è poca cosa rispetto agli altri imperi, diciamo, anche questo conta, se andiamo a soppesare le questioni. Quindi, diciamo, alla fine pochi italiani effettivamente vanno in quelle colonie, sia per i motivi che dicevamo prima, anzi molti magari preferivano emigrare le colonie altrui, dove le occasioni di lavoro non sicuramente migliori. Non a caso Balbo si inventa, no, queste navi che partivano per portare i coloni nel 38, ogni anno, poi inizia la Seconda Guerra Mondiale, in occasione della marcia su Roma bisognava andare a colonizzare appunto le terre del nuovo impero. Altra questione, secondo me, che non è secondaria, noi sappiamo anche poco, o almeno iniziano a venire fuori degli studi sulla società coloniale che si crea tra gli italiani e siamo i colonizzati. Sappiamo alcuni aspetti, però ecco, non è che sia così anche studiato, quindi anche nelle memorie pubbliche questo è venuto meno, anche nelle cronache. Se pensiamo anche ai romanzi storici, ultimamente stanno uscendo qualcuno, ma se pensiamo che Tempo di uccidere di Flaiano, poi vince anche Meno streghe, eccetera, però è rimasto per tanti anni, forse uno dei pochi che fa i conti anche con la sua colonialismo. Adesso, soprattutto anche quelli della seconda generazione, penso a Scego, ad altri che stanno facendo i conti con questa visione, che anche lì le memorie degli altri. Cioè, io per esempio quando vedrete la mostra, non è stato facile, ma l'idea di fare una mostra con una visione eurocentrica mi rabbrividiva, anche perché davo sempre contro, no? Una visione del colonizzatore, cosa pensano i colonizzati? E lì l'ho organizzata insieme a questo massimo storico, poi libico, che è morto anche lui un paio d'anni fa, Saladin Ansassouri, e non è stato facile, però se andate a vedere la mostra è in arabo italiano. Anche lì un discorso di reciprocità, almeno ci ho provato, poi ripeto, vedrete domani i risultati. Andiamo a vedere l'altra questione di questa realtà complessa, che secondo me poi è anche al centro, ecco, di questo rapporto tra colonizzati e colonizzatori. Uno forse dei crimini maggiori che l'Italia ha perpetrato nelle sue colonie è anche il fatto di limitare la possibilità degli indigeni di studiare. Per molti fino alla quarta elementare, i laureati si contano sulle dita di una mano. Questo perché? Perché appunto noi dovevamo esportare braccia e la popolazione locale doveva naturalmente servire come manodopera, quasi non dico schiavile, ma sottomessa. Quindi no, non potevano andare oltre un certo livello di studi. E se andiamo a vedere le nostre colonie, soprattutto quelle africane, sono tutti paesi semifalliti oppure in condizioni abbastanza disastrate. Pensiamo alla Somalia, pensiamo adesso ultimamente anche la Libia, al di là del petrolio, dopo, no? Via dicendo, dagli anni 50, però prima era anche messa, come sappiamo, l'Eritrea, stesso discorso, l'Etiopia con alti e bassi, ultimamente anche la situazione non è delle migliori. Quindi, e pensiamo anche qui, se andiamo a verificare, diciamo l'Albania, un protettorato,
anche là tutto il dibattito se è stata effettivamente una colonia a tutti gli effetti o un altro aspetto, no? Se la inseriamo dentro il contesto delle nostre colonie. Anche quello è un paese in quale noi, anche se per poco, non abbiamo dato grandi possibilità a creare dei quadri. Conosco molto bene la situazione in Libia, anche lì l'apparato statale o di persone in grado di reggere una realtà così complessa dove si fa i conti con le cabine, tuttora, no? Che sono poi i capi tribù, le varie famiglie. E su questo c'è ancora molto da fare. L'altro tema che è emerso anche grazie, purtroppo, alla statua di Montanelli o le varie polemiche, è quella che si chiama un po' mi viene in mente adesso l'emergenza erotica, però non è proprio così il termine utilizzato, l'erotismo emergenziale, come lo chiamavano anche nelle cronache dell'epoca chi stava in colonia, perché noi mandiamo per più del 90% sono maschi che vanno a colonizzare le colonie militari, e quindi questo è l'altro grande tema del razzismo che noi mettiamo in atto nei confronti delle popolazioni locali. Ricordiamo tutte le leggi razziali del 38, pochissimo emanazione appunto delle leggi razziste contro le popolazioni locali del 37, soprattutto sul grande tema del mediciato, no? Montanelli con la sua giovane madama, e lì la polemica poi ha riacceso un piccolo dibattito, però ripeto, molto sporadico, no? Non siamo riusciti a contestualizzare bene anche quello. E anche lì di tutta quella retorica, no? Poi una canzone che fu pure appunto per questo motivo censurata dallo stesso Mussolini, no? Faccetta Nera, dove nascevano dei figli meticci che inquinavano il sangue. Anche su questo ci sarebbe molto da ricordare come il razzismo coloniale anticipa poi, no? Il razzismo antisemita su alcuni aspetti. E dicevamo delle memorie degli altri, poi anche qui abbiamo poco, qualcosa sta emergendo proprio perché mancava una società strutturata anche culturalmente, e se pensiamo a cosa abbiamo perso nel corso anche degli anni successivi, a noi, dicevo, tanti anni di colonizzazione, pensiamo per esempio alla Libia, alcuni termini, alcune parole che sono rimaste, pensiamo anche agli aspetti, se volete, più che sono presenti anche non solo nell'immaginario, nello stereotipo, l'architettura coloniale italiana, no? La valorizzazione delle colonie attraverso anche un certo tipo di turismo che inizia a prendere piede soprattutto in Libia, per esempio con Balbo, e anche alcuni architetti italiani fanno delle cose straordinarie, molti giovani, perché qui non trovano spazio, su quello è cambiato poco il paese, ma lì possono sperimentare delle cose incredibili. Anche quello sono tracce importanti che però si stanno in parte perdendo. Se pensiamo oggi, no, anche alcune parole italiane che rimangono nelle nostre colonie, ma l'altro modo in cui ci guardano, per esempio il calcio. Io ho assistito anche lì a degli scontri tra interisti e milanisti a Tripoli, nei due club che si scontravano di libici che tifano naturalmente per le varie squadre, sono diversi, la stessa di Sabeba, cioè il club Juventus, le squadre più importanti, e quello è rimasto. Per esempio, quando l'Italia ha vinto i mondiali contro la Francia, Francia-Tunisia, Italia-Libia hanno festeggiato per una settimana, no? Andato lì alcuni giorni dopo e ancora stavano festeggiando, noi magari siamo stati quasi leggermente più sobri, per dire anche come poi queste memorie sono così complesse e vanno riviste nonostante i crimini che naturalmente ricordano. Pensiamo anche a un altro luogo, secondo me, il quale adesso tanti vanno anche in vacanza, che sono le isole del Dodecaneso, che noi prendiamo nel 1912, Rodi, Kos, dove per esempio ogni tanto riemerge tutta la questione, per esempio, degli ebrei deportati da quelle terre, no? Che prendono, erano cittadini italiani, poi col 38 perdono la cittadinanza, vengono consegnati o presi, diciamo, durante la Repubblica Sociale dai tedeschi, li deportano. Li portano quasi tutti, più di 1800, se ne salvano pochissimi.
circa meno di 200, 178 se non vado, se non vado, e Sami Modiano, per esempio, molti di voi magari lo conoscono, è un testimone di quello che è successo su questi nostri possedimento d'oltremare. Poi verrà chiamato il Dodecaneso, anche lì colonia bianca, possedimento d'oltremare. L'Albania, questo protettorato, e avevamo anche un altro posto che viene spesso dimenticato, questo che era una concessione coloniale, che è Tianjin in Cina, si è data all'inizio del Novecento, che noi partecipiamo in modo nostro nella guerra contro i boxer, e ci danno questa concessione che poi con anche Ciano cerca di valorizzare a suo modo, e il commercio anche con la Cina. Voglio ricordare, per esempio, migrati qui che arrivano e vendono le stoffe o le cravatte, che poi quando inizia la Seconda Guerra Mondiale interniamo, perché noi alleati del Giappone, loro invece fanno parte della Cina nazionale, quindi li interniamo durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale come sudditi nemici. Una parte di loro poi sono usciti ultimamente anche dei lavori su questo molto interessanti, mi sono in parte occupato anch'io, perché uno dei posti è vicino alle mie terre, sono abruzzesi, i frati di San Gabriele, appunto una parte di loro, per convertirli dal confucianesimo al cattolicesimo, e ci riescono pure per alcuni, perché naturalmente in quella situazione almeno mangi in maniera più dignitosa. E anche su quello, diciamo, non è che ricordiamo molto, anche no, a livello di aspetti, eppure anche quello, no, fino al 1943, dagli inizi del secolo, più di 40 anni di questa concessione di Tianjin, con lo scambio anche commerciale. Vedete, c'è tanto da lavorare anche su questi rapporti, chiamiamoli importanti. Se torniamo anche alla questione ebraica, pensiamo agli ebrei libici, anche ebrei anglo-libici, con l'applicazione delle leggi razziali anche con le terre, tutti quegli anglo-libici che deportiamo in Italia, per loro fortuna hanno il doppio passaporto, vanno a finire a Bergen-Belsen, perché i tedeschi li vogliono scambiare con i prigionieri tedeschi in maninghese, e loro si salvano. Però anche lì costruiamo, lo vedrete domani, un campo di Giado, più famoso, ma anche altri campi di lavoro, e non solo, anche di transito per gli ebrei, e gli altri, ad esempio quelli di origine francofono, li consegniamo a Vichy in Tunisia, e da lì tutto il percorso fino ad Auschwitz, per dire come poi ci andiamo ad allargare il panorama anche delle nostre implicazioni in quei territori. L'altro tema è, per esempio, su cui si sono interrogati Teodoro Sala, Enzo Collotti, se la nostra occupazione dei Balcani, in particolare della Dalmazia, parte della Slovenia, eccetera, quelle zone, sia stata oppure no una guerra di tipo coloniale. Dibattito in parte ancora aperto, sia per le modalità, sia perché ritroviamo alcuni aspetti, in particolare sulla repressione, che ritroviamo anche nelle colonie che ha occupato, in particolare penso alla Libia e anche all'Etiopia, con rappresaglie, polizia coloniale da una parte, polizia di antiguerriglia sui territori dei Balcani, campi di concentramento, deportazione della popolazione civile e via dicendo. Su quello, ecco, collaborazionismo da una parte con i capi di tribù, dall'altra parte anche con i cettinici o con delle popolazioni che più o meno si sottomettevano, tra virgolette. E altre due questioni, pensiamo anche qua al rapporto che ritorna oggi, anche quando vediamo queste colonne, in particolare per l'immigrazione attuale, no? Pensiamo a quello che è successo il 3 ottobre del 2013, tra l'altro anniversario naturalmente dell'occupazione italiana, all'inizio delle operazioni contro l'Etiopia, no, il famoso naufragio, no, nel 78esimo anniversario dell'aggressione all'Etiopia, una coincidenza drammatica, e più di 366 morti, almeno quelli che ricordiamo, quel naufragio naturalmente vicino Lampedusa, di quei migranti che arrivavano in gran parte anche dal Corno d'Africa, ex, diciamo, territorio famoso Africa orientale italiana. E poi gli interessi economici. Oggi si parla tanto di questioni legate all'energia. Noi, come sapete bene, la Libia era un partner importante. Io ero lì anche quando è stato firmato il famoso trattato di amicizia, che voleva dire in particolare per l'ENI, che
una nostra sicuramente mano lunga del Ministero degli Esteri, però voleva dire effettivamente avere tanti anni di sfruttamento di giacimenti, eravamo ben posizionati rispetto alle, tra virgolette, alle altre grandi compagnie petrolifere e anche di gas naturalmente, e paghiamo anche questo adesso con quello che è successo, per difendere Gheddafi, tipo, come abbiamo destabilizzato anche quel paese, e oggi naturalmente è un paese anche fallito, con una guerra civile che continua in maniera strisciante, ecco, però che, quando si parla di quei territori, ricordiamo appunto più per il petrolio che per il gas, ma anche là l'elemento locale, diciamo, quasi non esiste, no? Ed è difficile anche quando è iniziata nel 2011, no? Nel febbraio 2011, è iniziata anche lì la famosa primavera araba, tra virgolette, e tanti giornalisti scrivevano delle cose che non stavano dal punto di vista storico né cielo né terra, perché non c'era una conoscenza anche di base di come era complessa con le varie appunto tribù e capi tribù che controllano il territorio. E cosa è rimasta anche lì? La Libia, però Tripolitania, Cirenaica, Fezzan, la Sirtica, sono veramente realtà totalmente diverse, con anche componenti etniche, culturali e religiose molto ma molto frammentate. Quindi anche su questa complessità, una non conoscenza, o se volete anche la conoscenza per commentare quello che abbiamo visto, naturalmente è arrivato poco anche all'opinione pubblica. Dicevamo poi degli stereotipi, no? Degli stereotipi che sono rimasti. Beh, io per esempio quando ho iniziato ad occuparmi delle questioni legate alla Libia, al di là del mio percorso di studio un po' triste sui campi di concentramento italiani e via dicendo, era legato anche che nel mio manuale di storia delle medie, metà degli anni Ottanta, questi stereotipi erano ben presenti, cioè il colonialismo è stato differente rispetto agli altri, perché abbiamo costruito, abbiamo portato la civiltà, abbiamo eccetera. E certo, ormai inizio ad avere una certa età, però parliamo di 30-40 anni fa, e mi dicevano alcuni di testi, non è che sia cambiato molto, anche se andiamo a vedere il nostro dibattito pubblico rimane qui. Quindi decolonizzare queste memorie non è facile, e mi rendo conto che anche per una storia appunto del colonialismo italiano bisogna sicuramente utilizzare varie strategie, dicevamo anche oggi con ragazzi, con attività, e per esempio una cosa che io suggerisco, ma poi sicuramente ne parlerete negli altri incontri più laboratoriali, è tentare anche di fare non una storia spezzettata del nostro colonialismo, ma che parte appunto almeno, dico dai Rubattino che compra una SAP, che diciamo almeno nel 1885, e poi si arriva anche fino all'oggi. Cioè, il neocolonialismo potrebbe essere una strategia per non perdere il filo, altrimenti poi dopo varie storie ritorna, cioè dopo Adua, forse la guerra di Libia, dopo che hai fatto vari anni, e poi può darsi che ritorna qualcosa sull'Etiopia, nei manuali, ma parliamo sempre di, diciamo, frammenti. Quindi forse un filo, come dire, rosso che arriva e copre anche le questioni di quella che oggi si chiama appunto post-colonial, potrebbe essere, secondo me, importante e interessante. Però dicevamo, qui utilizzerò un po' di immagini per alleggerire la mia lezione, il colonialismo appunto va affrontato anche con una storia coloniale che deve essere per alcuni aspetti ancora in parte studiata e appunto disseminata. Non sto qui a dirvi, no, questi schemi, magari vi trovate anche il perché e le modalità, questo può essere una strategia con tutte le questioni, questo schema, poi naturalmente il PowerPoint, chi volesse lo metto a disposizione, e dicevamo anche qui cosa ha rappresentato anche per le altre per i paesi che abbiamo occupato, parlo anche del colonialismo europeo in questo caso, anche qui si dovrebbe, io sono anche per una comparazione, no? Quando si dice anche il colonialismo italiano è stato differente, diverso dagli altri colonialismi, anche lì c'è una parte di, sicuramente di verità, no? Chi più chi meno ha usato più o meno violenza, ma la violenza c'è stata, e pensiamo anche oggi quando ritornano le immagini, no, della la morte della regina d'Inghilterra, e sappiamo bene che
io ho guardato alcuni giornali sia inglesi che americani, beh, degli accenni su quello che è successo nelle colonie è emerso. E da noi invece c'è stata una retorica forse un po' eccessiva, diciamo, al di là di come uno la può pensare, sia sulla regina e sia sul colonialismo inglese. Però anche in questo caso denota un certo provincialismo. Vi assicuro, se prendete alcuni giornali, un minimo di dibattito c'è stato. Da noi è stato quasi un trionfo assoluto del ruolo. È chiaro che poi, se andiamo a verificare anche questo, l'altro grande metodo che forse si può utilizzare, ma insegnanti forse dico delle cose scontate, perché mi è capitato anche grazie alla mostra, per esempio, di seguire dei ragazzi che avevo formato e avevano fatto loro da guida anche a Milano, per esempio, ai loro compagni e ai gruppi, che poi hanno fatto delle famose tesine multidisciplinari, no? Non so, adesso magari ogni volta cambia tutto, adesso non ci sono più, comunque sia. All'epoca c'erano, per esempio, c'è la geografia, c'è l'economia, c'è la storia, c'è la letteratura, c'è appunto la chimica, il petrolio, cioè quindi volendo, in particolare c'è anche una storia delle politiche internazionali, a partire dal modo nel quale noi abbiamo, non dico noi occidentali, il famoso congresso di Berlino, pure a cavallo tra il 1884 e 1885, i vari imperi si dividono, in particolare l'Africa, no? E non a caso, tirando delle linee, la Libia, no? Questo scatolone di sabbia, come veniva poi definito all'epoca, che ancora era sotto l'impero ottomano, è chiaro che se andiamo a vedere anche gli altri paesi con i quali, diciamo, gli europei hanno sottomesso, vedete bene che alcuni confini non tenevano conto assolutamente delle condizioni reali nei territori, e qui i grandi imperi coloniali dal 1884-85 appunto inizia questa grande spartizione. E qui dicevamo dell'amnesia, no? Abbiamo già parlato questa scivolata, poi ne riparleremo. E poi, quando andiamo ad analizzare il nostro colonialismo, io di solito cerco di dividerlo in queste tre grandi fasi. Ho tagliato con l'accetta, ripeto, la storia è molto più complessa, però ecco, vedremo anche le differenze, le liberale, Giolitti in particolare per l'impresa libica, e poi naturalmente l'epoca fascista e l'impero, anche se poi vediamo, perché ho scritto proprio un saggio su di didattica all'Istituto di Mantova, proprio sull'imperialismo italiano, perché un imperialismo che nasce da lontano, il desiderio di una più grande Italia, ma con una, diciamo, una logica imperiale. Sentite? No, non si vedono le scritte. Per niente, sono scurissime, come vedi qua. Beh, vai avanti, le leggi. Sto spegnendo la luce, tanto una vediamo tutte. Ah, si spengono tutte. Ancora? Ma è scuro. E dicevo, troppo scuro? Va bene. Scusate, noi abbiamo dato preti sacristi, l'età giolittiana e l'età fascista all'impero. Se volete, c'era poi l'amministrazione fiduciaria della Somalia, ma la teniamo per il momento fuori. Poi, e poi ecco anche le caratteristiche, se andiamo a vedere all'interno, diciamo, questi tre grandi blocchi, ripeto, poco l'accetta, mi scuserete, ma per sintetizzare, anche far capire le differenze. Beh, quando l'Italia parte, anche qui cosa si sa? Cosa sanno gli italiani dell'Africa? Pochissimo, anche gli europei. Chi è che porta anche qua informazioni? E chi è da no, i famosi poi esploratori, i missionari, cioè, che vanno in Africa anche con l'intenzione appunto di convertire, di diffondere il cattolicesimo, il cristianesimo. E la fondazione della Società Geografica Italiana 1867 è un punto importante per quanto riguarda anche l'idea di un'espansione appunto territoriale, il desiderio di una più grande Italia, come dicevamo. E passaggio fondamentale anche su Suez, ecco qui, quando teniamo conto del nostro, tra virgolette, colonialismo / imperialismo, dobbiamo tener conto anche dei rapporti internazionali e anche di quello che sono i commerci dell'epoca. Sicuramente il canale di Suez apre adesso il Corno d'Africa e il modo con il quale andiamo verso quei
quei territori, e qui quando ci sarà soprattutto successivamente la spartizione al congresso di Berlino, ricordiamoci, l'avvicinamento dell'Italia all'impero centrale avviene anche qui con la crisi diplomatica con la Francia sulla Tunisia, cioè più che la Libia l'Italia aspira alla Tunisia. Quindi le questioni delle relazioni internazionali per comprendere il nostro colonialismo sono anche qui fondamentali. Alcune operazioni, tra virgolette, diciamo, militari sono state anche, tra virgolette, possibili perché gli altri imperi hanno un po' lasciato fare. E sulla Tunisia c'è una crisi con la Francia, dicevamo, perché lì ci sono una colonia italiana importante dal punto di vista della presenza, diciamo, di italiani, quindi si aspirava alla Tunisia, invece andiamo a finire poi con la Libia, perché la Francia naturalmente occuperà la Tunisia, e quindi l'Italia si sposta verso gli imperi centrali. Anche qua la storia del colonialismo determina anche degli squilibri anche a livello di scelte di politica internazionale. Pensiamo anche, secondo alcuni, diciamo, una tesi non del tutto peregrina, 1911, la guerra di Libia è quella che mette in crisi ancora di più l'impero ottomano ed è una delle nicchie della grande guerra, perché diciamo, a catena inizia tutto quello che sappiamo nei Balcani e via dicendo. E appunto 1882 con l'acquisto degli investimenti privati e poi l'occupazione di Massawa, anche qua grazie agli inglesi che ci danno l'opportunità di occupare quel territorio e iniziare a fondare la cosiddetta poi primogenita, ecco qua, colonia, che è l'Eritrea. Così lontana, anche qui quando pensiamo all'Eritrea, punto di vista geografico, occupiamo Massawa, però penetrare verso tutto il territorio dell'Eritrea, diciamo, ci vorrà del tempo, qua porti, scali, e lo dicevo, Suez sicuramente, no, sarà un passaggio fondamentale. E se andiamo a vedere quello che accade poi nei territori, le due grandi sconfitte di un impero, diciamo un tentativo di un impero coloniale europeo, pensiamo appunto ai famosi 500, 26 gennaio del 1887, l'episodio di Dogali, e poi più avanti, se andiamo a vedere quello che accade ad Arua. Quindi anche qua, come lo possiamo definire questo periodo in particolare del colonialismo liberale, chiamiamolo così? Sicuramente c'è del patriottismo risorgimentale di questa più grande Italia, che si trasforma sempre di più in un nazionalismo imperialista, dicevamo. Adua sicuramente nell'immaginario collettivo dell'epoca peserà molto, cioè la sconfitta del 1 marzo del 1896, ci saranno anche altri scontri in cui non saremo ricacciati fuori, in particolare ovviamente dagli etiopi, e questo costa molto anche in quest'idea di una più grande Italia. Immaginiamoci che fino al 1911 nessuno tenterà più, no? Lo stesso Crispi perderà la presidenza del Consiglio, e quindi questo tentativo di imperialismo di stampo quasi risorgimentale verrà naturalmente eliminato. Ecco, Adua è sicuramente nella memoria dell'epoca anche il Negus Menelik, che viene, se andiamo a vedere altro elemento, le immagini, la propaganda cui viene dipinto Menelik, sembra quasi un mostro che mangia naturalmente uomini, quasi, in alcune iconografie dell'epoca. Se andiamo a vedere anche il modo con il quale sia la sconfitta di Dogali che Adua viene rovesciato sull'eroismo nella propaganda italiana, no? Vedete queste immagini circondati da migliaia di soldati, in parte sarà stato anche così, però con la sconfitta di un esercito bianco così dura sicuramente pesa molto, non solo nell'immaginario collettivo, ma anche quello che succederà dopo. Ecco, per quanto riguarda la prima colonia, 1890 è sicuramente l'altro tema importante a livello cronologico in cui viene retta, prima è semplicemente uno scalo commerciale, un luogo di penetrazione, ufficialmente la prima colonia, appunto, l'Eritrea.
Ora, il colonialismo crispino, questo che qui ho sintetizzato in particolare, c'è un accentuato militarismo che torna in maniera preponderante dopo l'Unità d'Italia, parliamo di uno Stato quindi giovane. Anche qui, fin dall'inizio, perché cerchiamo delle terre? E l'espansione deve servire anche per mandare delle braccia in esubero, non farle migrare. Questa è un'idea che parte già nel periodo liberale. Tutti d'accordo? L'altra, la controparte è che ci sono, in questo caso, i socialisti, anarchici, anche qualche cattolico che parla di come, bene o male, questa militarizzazione, questa avidità verso le terre altre sia nefasta, perché avevamo già tanti problemi nel sud Italia, perché andarne a cercare oltre. E uno dei discorsi che io ho messo di Andrea Costa, che ricorda come queste guerre coloniali poi costano soprattutto, scusate il gioco di parole, alla povera gente che viene mandata lì, gli italiani che vengono mandati a combattere su quei territori. Quindi studiare anche il fatto che, diciamo, questa propaganda pensa sì, ma c'è anche, per fortuna, chi non la pensa allo stesso modo, quindi un dibattito, seppur minimo, lo troviamo. Di solito la Somalia, sulle cronache l'abbiamo un po' sentita di più per le questioni legate anche al fatto che è stata una nostra amministrazione fiduciaria nel dopoguerra, dal 1950 fino al 1960, e per tutta una serie di rapporti che abbiamo continuato ad avere fino alla famosa missione Restore Hope, ridare speranza, quando il paese è imploso. Perché il Corno d'Africa è un luogo strategico, soprattutto per i commerci marittimi, e la Somalia, dicevamo, era sicuramente qui appunto un luogo non solo di scambi commerciali lungo la costa, ma all'interno effettivamente semi inesplorato già all'epoca. E quando si creerà appunto questo primo interesse geopolitico ed economico, più per la Somalia si pensa di utilizzarla quasi come un accerchiamento all'Etiopia, perché l'Etiopia è vista come il territorio ricco da cui ambire. Abbiamo ricordato appunto in particolare la sconfitta di Agua. E nel 1905 viene creato questo commissariato italiano della Somalia settentrionale. Anche lì, dal punto di vista geografico, dovremmo avere delle cartine un po' più specifiche, perché i territori completamente non li controlliamo mai. Somalia, la stessa Etiopia, la Libia verrà pacificata, ma alcune zone rimarranno anche sempre più o meno ostili, in particolare all'interno del grande deserto del Sahara libico. Ripeto, per non parlare dell'Etiopia, così vale anche per l'entroterra somalo, dove l'interesse magari anche strategico era minoritario. E fin quando, ecco, diventa una colonia, dal punto di vista anche sotto l'aspetto statale, nel 1908. E qui, ripeto, la Somalia è anche un fallimento ancora di più rispetto all'Eritrea dal punto di vista economico, che effettivamente non ci sarà tutto questo grande possibilità anche dell'idea di mandare grandi, compagnie private, via dicendo, qualcuno ci va, ma pochissimo rispetto all'idea che la propaganda si era fatta di questi territori. Dell'occupazione della Libia, e qui ne parleremo magari domani in maniera più specifica, mi preme dire che da questa cartina lo vedete, Tripolitania, Fezzan e Cirenaica. Infatti, se andate a vedere le cronache dell'epoca, non è che si dichiara guerra, diciamo, all'impero ottomano e alla Turchia, però in quel momento anche, no, tutta la questione legata ai giovani turchi, un impero grande malato d'Europa, tutta una serie di situazioni che conosciamo, però lo stesso impero ottomano controlla le zone costiere, la zona settentrionale, l'interno è lasciato quasi in maniera così alle varie cabile, ai vari commerci all'interno di quel deserto del Sahara di cui dicevamo, conosciamo pochissimo, anzi la propaganda dell'epoca dice bisogna andare in Libia perché lì è pieno di uliveti, e qualcuno dice guardate avete scambiato le palme per uliveti, cioè effettivamente il deserto non è questa grande ricchezza, è un paese enorme anche da
da gestire. Non a caso, ripeto, gli ottomani controllano soprattutto la costa, e però era rimasta, come dire, ancora sgombra, sapete, nel 1911, ma domani ne parleremo in maniera più specifica. E la guerra italo-turca, appunto, crea un altro una grande questione, che è quella che accennavo poi con l'occupazione del Dodecaneso, Rodi in particolare, sia dal punto di vista strategico. Dodecaneso, che doveva essere un'occupazione temporanea, poi diventerà definitiva, come dicevamo, e diventerà questo possedimento poi dell'oltremare. Stante molto più vicino delle altre, ecco, già lì si usa questa parola dell'oltremare, e anche di qualcosa di difficile da tenere. Due cose velocissime anche, la guerra italo-turca, l'impresa di Libia, è vero che avrà un grande consenso, particolare anche grazie alla Chiesa Cattolica, che benedice un po' questa impresa. Solo alcuni si oppongono, anche qua una parte dei socialisti, in particolare Turati, ma qui vediamo forse l'immagine che più sarà utilizzata con l'impresa di Libia. Già prima in parte qualcuno le echeggiava i nazionalisti fin dall'inizio del Novecento, l'idea che si ritorna ai passi dell'impero di Roma. Il richiamo all'impero romano è una grande, diciamo, un grande stimolo per una più grande Italia. E vedete cosa accade, questa è forse una delle immagini di questa cartolina, no? L'Italia che brandisce la spada dell'antica Roma, questo marinaio italiano che sbarca sulle coste libiche con la bandiera italiana, stemma di Savoia, e raccoglie il gladio, no, del soldato romano, lo scheletro del soldato romano, è come dire quasi un passaggio. E vedete sotto c'è scritto combattenti in Tripolitania. Anche questo è un aspetto importante, fino a si parla di Tripolitania e Cirenaica anche nelle cronache, poi quando saranno unificate si parlerà sempre di più, diciamo, di un governatorato unico. E se andiamo a vedere anche il modo con il quale, un po' sfocata questa immagine, la guerra di Libia viene mediatizzata e portata alle cronache, se ne parla tantissimo. Ci saranno anche dei giochi da tavola dell'Opa che ti fanno vedere come l'abbiamo occupata, ci sono cartoline, anche qua fantasticare, ecco, questa colonia che la quarta sponda non è così lontana e quindi sarà sicuramente un luogo da colonizzare. Ma dicevo, poi domani l'approfondiremo, e qui vediamo, quando parliamo anche di queste imprese, delle voci, seppur isolate o limitate, penso a Salvemini, per citare un altro personaggio importante, ma lo stesso Einaudi dal punto di vista economico, e pensiamo a Turati, appunto, che ci ricorda in questo suo intervento alla Camera dei Deputati del 23 febbraio del 1912, no, l'idea anche di portare critica, l'idea che noi andavamo lì a civilizzare altri popoli, ecco, la missione civilizzatrice insieme alla questione imperiale fin dall'inizio, soprattutto la seconda, è presente nella retorica del nostro colonialismo. E non a caso, diciamo, Lenin lo chiamerà un imperialismo straccione, proprio per le modalità con le quali noi siamo ridotti a prendere quello che le altre potenze coloniali hanno lasciato, e il modo con il quale dovevamo, no, più o meno depredare poi la Turchia, cioè il possedimento attualmente turco, e da quest'idea appunto del modo con il quale noi vogliamo utilizzare questo territorio, dimenticandoci che noi eravamo, diciamo, un popolo che si era, liberato dal giogo austriaco, e andavamo invece a mettere sotto gioco altri popoli. Ecco. E altro passaggio fondamentale, ciò che accade a cavallo della Prima Guerra Mondiale. E qui torniamo alle questioni di politica internazionale. Come sapete, l'Italia vince la Prima Guerra Mondiale, per esempio, però in Libia la resistenza libica ci sta gettando in mare, anzi, perché le truppe sono chiamate a combattere su altri fronti, su queste zone, diciamo, lasciamo sguarniti gran parte del territorio, perché lì non l'abbiamo mai conquistato tutto, poi domani vedremo solo, diciamo, la zona costiera, gran parte del Fezzan, perché la parte della Cirenaica non è stata toccata, la parte
diciamo, centro-meridionale della Cirenaica, al confine con l'Egitto. Naturalmente non arriviamo a controllarla per i motivi che dicevamo, anche le difficoltà logistiche, economiche e poco interesse anche per quelle aree. E appunto tutta la retorica anche qui del nazionalismo e della vittoria mutilata, delle nostre mire espansionistiche verso la Dalmazia, per esempio, la questione di Fiume, questioni che poi, come sapete, se pensiamo a poco più di 100 anni fa, ritorneranno in voga. E la situazione critica in Libia fa sì, per esempio, che riparte la riconquista subito dopo la Prima Guerra Mondiale, in periodo liberale, con Giuseppe Volpi di Misurata, che conoscete bene, finanziere veneto di Venezia, la famosa colpa Volpi, ancora adesso, a proposito di stereotipi e di immagini coloniali, che viene data a una violatrice, è rimasta ancora la colpa Volpi. E lui, appunto, viene mandato già al periodo liberale e inizia la famosa riconquista, anche se dicevamo per parte del territorio anche la conquista. E nel 23, anche qui, dopo guerra, l'Etiopia viene accolta dalla Società delle Nazioni, no? Cosa anche che crea un certo imbarazzo all'Italia, seppur aveva il problema della Libia, però è un passaggio fondamentale anche per quello che sapete accade nel periodo successivo. Questo vi volevo illustrare il Dodecaneso, perché è anche qui un territorio che rimane in questa ambiguità tra possedimento appunto e colonia, e parliamo di, ripeto, magari molti vanno lì in vacanza dimenticando il periodo almeno dal 1912 fino al 43 in cui sono state colonie italiane. Magari a Rodi si vedono ancora, no, dei segni nel nostro passaggio, ma molti lo ignorano, che questo periodo storico. E vi dicevo, queste 14 isole che staranno lì in maniera molto, molto marginale per vario periodo. Poi quando ci sarà una forte repressione nel 19, viene spesso dimenticato questo, ma nelle memorie, almeno subito dopo il secondo dopoguerra, 1919, per molti dodecadesini era un periodo molto triste, come sarà un periodo molto triste anche il governo di Mario Lago dal 24 al 36, poi arriverà l'altro qua, Lulio De Vecchi, in maniera molto dura e anche con internamenti di nazionalisti, diciamo, greci, che tentavano, no, di continuare a combattere l'occupazione italiana di quei territori. E qui le missioni archeologiche. Anche su questo c'è molto da riflettere, come l'archeologia, il tentativo di utilizzarla in maniera anche trionfalistica, appunto, vedere il ritrovamento della Libia per Dodecaneso sarà sicuramente importante, delle vestigia dell'impero romano, era esaltata appunto come dire: eravamo lì all'epoca, siamo tornati e portiamo appunto la civiltà. È stato un lungo periodo in cui abbiamo interrotto la civilizzazione del Mediterraneo, il Mare Nostrum, poi con la retorica fascista ancora di più, ecco, l'archeologia sarà a Leptismania, a Sabrata, stessa Cirene. Che succede? Mamma, lo fanno entrare, penso, cioè, no? Sì, ci sto pensando io. Fino al 43, che poi, cioè, questi possedimenti, vi dicevo, vi ho raccontato che li perdiamo, però ripeto, anche su questo territorio andrebbe molto da riflettere. Passiamo all'ultima fase, chiamiamola del modo in cui abbiamo diviso questi tre grandi blocchi: il colonialismo e il fascista, le differenze anche nella continuità. Dicevo, alcune cose hanno una loro continuità, in particolare l'idea imperiale, seppur esasperata nel periodo naturalmente fascista, ma era già ben presente nei circoli appunto nazionalisti, imperialisti, nei circoli anche degli esploratori, le varie istituzioni che nascono con l'idea anche di cercare di educare gli italiani ad essere un popolo con delle capacità imperiali e colonialiste, come sono gli altri popoli che sono partiti prima, no? E si tenta questo, ci andiamo a vedere poi dopo
quello, diciamo, tedesco, che dopo la prima guerra mondiale perde le sue colonie, il nostro è stato il più breve, fondamentalmente. E quindi bisogna recuperare questo. E nell'immaginario fascista, dicevamo, l'idea imperiale è anche una grande retorica, un grande fascino, una grande spinta per trovare il consenso. Questo aspetto è presente anche non solo nell'immaginario, ma anche se andiamo a vedere, appunto, nel modo con il quale vengono presentate alcune icone, diciamo, dell'Italia dell'epoca. E anche qua nazionalismo e imperialismo si completano ancora di più rispetto al periodo liberale. Sicuramente nell'ideologia fascista, ecco, questo uomo nuovo fascista che non solo va a conquistare, a civilizzare, ma rifonda l'impero, eccetera, è sicuramente in maniera più spinta, come lo sarà poi con la famosa legislazione razziale di cui abbiamo accennato. Cosa accade in colonia, diciamo, durante il periodo fascista, e come questa fascistizzazione avviene? Prendiamo il caso della Somalia. Nonostante, ripeto, poi non è conquistata tutta alcune zone, però la componente bianca sicuramente ha delle sue priorità. In alcuni casi, come dirà Montanelli, no? Abbiamo fatto così perché secondo gli usi locali si fa così, no? Il fatto di prendere una ragazzina e comprarla, no? Però poi su alcune cose imponiamo la nostra visione, no? In particolare sullo sfruttamento e naturalmente anche sulle ragioni della bianchitudine rispetto alla negritudine. E dicevamo, la Somalia e l'utilizzo poi delle quelli che sono gli ascari già utilizzati, per esempio quelli dell'Eritrea per la guerra contro i turchi in Libia, anche se l'Italia rispetto ad altre, ecco, ha utilizzato poi molte più truppe bianche rispetto a quelle indigene, che le guerre coloniali, come dice un famoso storico, Rochat, si fanno con truppe coloniali, gli imperi utilizzano le truppe indigene e tentano anche, quello che cerchiamo di fare anche noi in Libia, di sottomettere alcune capille, alcune tribù contro le altre, e se andiamo a vedere anche di utilizzarle a seconda della convenienza, ecco perché quando pensiamo anche all'occupazione dei Balcani, anche lì accade questo, no? Avvicinare i cetnici contro naturalmente gli altri gli altri etnie, gli ustascia e via dicendo, quindi con una modalità anche questa di parteggiare o armare alcune cabile, per esempio in Libia, contro le altre più ostili o che non si vogliono sottomettere. Pensiamo a De Vecchi, in particolare nel in Somalia, che sarà prima del Dodecaneso lì in Somalia, che sarà spietato anche contro le popolazioni locali. L'uso, per esempio, della frusta, delle scudisciate, punizioni anche corporali, il codice Zanardelli viene applicato in maniera molto puntuale nelle colonie più che nei nostri territori italiani. E poi l'altro punto, per esempio, importante, quest'idea della civilizzazione, poi nel 29 con l'accordo con la Chiesa Cattolica, e anche l'idea che già era partita in verità con l'impresa di Libia, dove la Chiesa appoggia pienamente anche come propaganda, ma lì soprattutto contro la Chiesa copta etiope, e quindi molto favorevole e tra virgolette spinge molto anche per utilizzare i territori somali, come vi dicevo, con quello che sarà il territorio ambito dall'Italia sia prefascista che fascista, cioè l'Etiopia, e vendicare Adwa, l'altro grande tema che ricorre in questo periodo. E infatti l'Italia, quando invade l'Etiopia, il 2 ottobre del 35 annuncia la guerra, e il giorno dopo partono i nostri soldati, ripeto, 500.000 uomini, non sono pochi, cioè che sono stati mobilitati. Anche a livello poi economico sarà un'impresa, se ci pensiamo, importante, perché si teme la sconfitta, come la temeva Giolitti quando ci sarà
famoso episodio, ne parleremo domani, di Sharashat, no? Nell'oasi vicino Tripoli, inizia a dire qui bisogna fare sul serio, passiamo per le armi, deportazioni. E qui quando l'Etiopia resiste si passa all'uso dei gas per avere la meglio della resistenza etiope, e vi dicevo poi in particolare l'iprite, che dalla Convenzione di Ginevra 1925 erano già state vietate. Prima dell'Etiopia l'abbiamo già utilizzato in Libia, l'abbiamo già utilizzato queste bombe in maniera anche rudimentale in Libia, e anche qui l'Italia ha questo triste primato: i primi voli, bombardamenti seppur rudimentali nella guerra contro l'impresa di Libia, i primi bombardamenti aerei sui civili li abbiamo sperimentati noi, in particolare due, questo militare italiano che teorizza per piegare la resistenza di altri popoli, delle altre nazioni, bisogna colpire i civili, e da lì in poi sarà la prima guerra mondiale in parte, ma poi le altre imprese, in particolare quella di Etiopia, darà il là quello che sarà poi la seconda guerra mondiale, dove le vittime civili saranno superiori alle vittime, naturalmente ai soldati o pari e patta nella seconda guerra mondiale. Oggi sappiamo bene che i bombardamenti hanno tutt'altra... E su questo periodo c'è da dire che l'Etiopia è un altro punto di svolta. Ecco, quando parliamo anche di questi temi, ripeto, tenere sempre da conto il contesto geopolitico. Abbiamo visto già nel 1935 la Germania, cioè Hitler, nazionalsocialismo, e con le famose inique sanzioni che abbiamo aggredito, occupato, bombardato e tutto quello che sapete, un popolo facendo parte, una nazione, della società delle nazioni, tutto, queste mire espansionistiche fa sì che l'Italia inizi ad avvicinarsi sempre di più alla Germania nazista, e anche se fondamentalmente poi le sanzioni non avranno grandi effetti, gli altri imperi continueranno anche a finanziare e a vendere armi a tutti quanti, compresa l'Italia, e quindi c'è questo passaggio però importante, un'Italia isolata che inizia ad avvicinarsi sempre di più alla Germania fascista. Da lì in poi, ecco, quando già nel 1936 queste sanzioni non hanno avuto loro efficacia, sono sempre più indebolite, inizia la società internazionale a dare fondamentalmente il nulla osta per la penetrazione verso l'interno dell'Etiopia, e quindi la famosa penetrazione economica. Da ricordare, l'ho ripetuto varie volte, che l'Etiopia poi all'interno una sua resistenza continuerà anche nel periodo successivo, anche il meno studiato, periodo di Cavallero, che va dopo l'attentato a Graziani, no, dal 38 fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Anche qui ritorna un termine che poi utilizzeremo, abbiamo detto, operazione di polizia coloniale, non li chiamiamo contro guerriglia o guerra contro la resistenza etiope, ma operazioni di polizia coloniale. I motivi vanno avanti, Graziani poi sarà nominato appunto in Somalia per le preoperazioni, e poi diventerà, come sapete bene, lui governatore di quei territori. È interessante vedere il discorso che fa Mussolini all'indomani della dichiarazione poi di quello che sarà l'occupazione, la guerra contro l'Etiopia, e troviamo tutto quello che è la retorica, diciamo, colonialista italiana. Ecco, il destino ormai era quello, l'Italia si deve muovere per diventare una grande potenza, il popolo italiano, ancora una volta, navigatori, santi, poeti, artisti e via dicendo, trasmigratori, tutto navigatori e via dicendo, e quindi l'Etiopia era un paese che ci aspettava da 40 anni, quindi non potevamo fare altro che prendercelo, perché naturalmente era lì. E poi il discorso che c'è ancora, per esempio, le ingiustizie. Perché sono ingiustizie? Perché è rimasto ancora un paese che utilizza gli schiavi. Noi andiamo lì a liberare gli schiavi, la missione naturalmente
civilizzatrice, e poi qui la retorica del posto al sole. Il posto al sole che l'Italia ha diritto di avere, e quindi su questo, ecco, la vocazione imperiale viene ribadita in maniera molto chiara in questo discorso del 22 ottobre. E qui le truppe di colore. Truppe di colore con tutto quello che ne emerge, no, di Vida et Impera, e utilizzo lì sì in maniera sempre più massiccia, nonostante 500.000 mobilitati, molte truppe di colore, sia eritree e somale, e l'odio, sfrutta anche l'odio del nazionalismo eritreo contro quell'etiope, ma anche truppe libiche. In particolare, ripeto, lo vediamo domani, quelli che vengono fuori da cosiddetti campi ragazzi, che erano dei luoghi dove gli orfani dei resistenti libici venivano poi addestrati alla carriera militare. Se andate per esempio a Bel Alamein, troverete anche la funzione del cimitero dei libici, e molti erano questi orfani dei figli di coloro che sono morti nei campi di concentramento degli anni 30, che continueranno a fare solo la carriera militare e indottrinati a una fascizzazione di fatto. L'iconografia che vedete è molto importante, perché vedete dove, con la fondazione dell'impero, 9 maggio 37, il primo anniversario, e c'è un omaggio davanti all'altare della patria, che molti di loro hanno combattuto. Poi c'è tutta la questione che ritorna dei reduci, anche di loro che hanno ottenuto una pensione, nonostante hanno combattuto, tra virgolette, per l'Italia fascista dell'epoca, l'Italia monarchica fascista. Non dimentichiamo mai, anche in questo caso, il ruolo di Savoia in queste operazioni, anche, diciamo, di imperialismo che sono più che avallate. E questo, ripeto, anche il discorso che poi ritorna nelle vicende legate a quelli che hanno cercato, di soprattutto eritrei e somali, di ottenere una pensione di guerra. E poi la grande questione dei crimini, cioè, se andiamo a verificare, anche qui non a caso la mostra che vedremo è la violenza e il colonialismo italiano, che la domanda è: può esistere un colonialismo senza violenza? Beh, molto difficile per tanti motivi. E sicuramente, se pensiamo alla guerra contro l'Etiopia, ecco, militari italiani più 87.000 ascari, come dicevo, è un numero sicuramente importante di mobilitati, più altri che arriveranno come polizia coloniale. La conquista con tutto quello che ne consegue. Pensiamo all'obelisco di Aksum, tutta la questione, no? Molti di voi l'avranno visto, di fronte era lì, è stato consegnato con tutta una serie di polemiche, ma poi ne parleremo, il Circo Massimo di fronte alla sede della FAO, che non a caso all'epoca era il Ministero delle Colonie. Avete presente quel palazzone? Quello era il Ministero delle Colonie. E di fronte, non a caso, c'era l'obelisco di Aksum, che noi prendiamo come obelisco sacro, diciamo, per la parte degli etiopi. Dicevamo l'uso dei gas, in particolare quando Badoglio sostituisce De Bono, e sarà Mussolini ad autorizzarlo. I documenti che aveva già trovato Angelo Del Boca, che venivano misconosciuti o non accettato questo discorso da Montanelli, dicevo, io ero lì, non ho mai visto l'utilizzo dei gas. Poi quando, appunto, anche l'archivio dello Stato Maggiore ha confermato, naturalmente questo fatto ormai è più che accertato, c'è una documentazione importante, tutte le bombe che abbiamo utilizzato contro la popolazione civile locale, e lì Badoglio ha delle responsabilità enormi insieme a Graziani, che sa lui che gestisce le operazioni più importanti, lui che entra ad Addis Abeba, no? È il famoso discorso di Mussolini, Badoglio telegrafa che, diciamo, entrata di Sabella, abbiamo l'impero. Non mi soffermo poi su Graziani, e dicevo anche con la fuga di Alessia Lassie, qui un'icona importante, chi è il Negus etiope. Salassie è stato sicuramente importante anche nella memoria del popolo etiope per tanti anni, perché è un fiero condottiero,
decide appunto un esilio volontario, prima Israele, Palestina e poi va in Gran Bretagna, quando rientra nel 41, importante, perché cosa fa? Fa sì che pochissimi italiani che erano lì subiscono delle ritorsioni da parte degli etiopi. Farà in modo che non ci sia questa aggressione nei confronti dei militari civili che hanno deciso di rimanere o che non sono stati presi prigionieri dagli inglesi, per due motivi. Da una parte anche non voleva, diciamo, una spirale di violenze, dall'altra anche perché gli italiani che sono lì effettivamente sanno fare alcune cose e servono per un nuovo Stato. Sono operai specializzati, sono appunto maestri, alcuni anche intellettuali, gestiscono trasporti e commerci, quindi fa comodo, ha questa lungimiranza, però con l'aspetto di non utilizzare rappresaglie contro gli italiani, infatti accadono pochissimi episodi, nonostante tutto quello che era accaduto in precedenza. E lui rientra il 5 maggio del 41 ed è la prima colonia che perdiamo però per effetto del Corno d'Africa, tutto il Corno d'Africa, prima c'era stata anche la Somalia, un poco tempo, grazie appunto a una sconfitta militare su quei territori. Ed è, adesso qui non ho messo l'immagine, anche qua i primi profughi d'Africa che arrivano in Italia, c'è la famosa cartolina ritorneremo, l'idea di tornare, anche la propaganda dell'epoca la estremizza tantissimo nel periodo della Repubblica Sociale. Vabbè, qui abbiamo già parlato, andiamo avanti. Quanto rimane della retorica dell'impero nell'immaginario collettivo? Dal punto di vista del razzismo, quanto è rimasto quel tipo di razzismo nell'immaginare anche il nero? Pensiamo per esempio alle pubblicità. Oggi magari c'è più attenzione, adesso non è che sono per il political correct, però effettivamente se andiamo a vedere le pubblicità, c'è un bravissimo storico che si chiama Gianluca Gabrielli, fece una mostra che si chiama L'Africa in giardino, mettendo in mostra tutte le pubblicità, i modi, gli stereotipi del nero nel nostro immaginario collettivo, in particolare anche della donna nera, che è una donna di facili costumi, perché se andate a vedere anche negli archivi privati, molti anche ex, reduci di quei territori hanno quasi tutti un'immagine, ecco, di queste donne fuori, seminude, ecco, quell'emergenza di cui parlavamo dell'erotismo è rimasta molto compenetrata e anche nell'immaginario successivo. L'esotico erotico che appunto riemerge è anche dal fatto che nel periodo in particolare fascista, se andiamo a prendere anche ne parlerete poi dei fumetti, no? Mi sembra, delle strisce dei fumetti, se pensiamo anche appunto ad alcune canzoni dell'epoca, lo stereotipo, il fascino dell'esotico è sicuramente preponderante. Poi, come dicevamo, l'idea di spingerlo sempre più avanti finché non arriva la questione del meticciato, perché queste donne non aspettano altro che l'italiano che le vada in pace. L'idea di sportare braccia, che come vedremo poi non avrà tutto questo consenso e non avrà nemmeno questo successo come si sperava. Cioè appena c'è la possibilità, anche molti che vanno in quei territori o decidono di tornare o, diciamo, alla Libia, stare isolati nel deserto, coltivare il deserto è molto più dura, molti o vanno nelle grandi città o quando possono tentano di tornare indietro o di emigrare nelle Americhe o in paesi naturalmente, tra virgolette, più facili e anche più remunerativi. E questo stereotipo fa parte anche di tutti gli strumenti istituzionali che vengono utilizzati, ad iniziare anche dalla scuola, a iniziare anche dalla scuola nell'immaginario collettivo.
bloccato? C'era il giù di batteria, però si è per quella. È andato? Sì, e chi è che partecipa? Perché questi poi stereotipi sono molto presenti e saranno ancora presenti? Secondo me alcune cose sono ancora presenti nella nostra società. Perché c'è un investimento economico che fa già l'Italia liberale, di cui abbiamo detto, circoloniale, dicendo, ma il fascismo investe moltissimo in questo. Quindi già negli anni 20 vengono istituite le giornate coloniali, cioè gli italiani devono essere fieri imperialisti. Come si fa? C'è la retorica appunto di queste giornate in cui si fa vedere cos'è l'impero, cosa vogliamo noi dalle colonie, e nascono tante riviste. L'Azione Coloniale è una di queste, ma ce ne sono altre, se vi capita di andare anche nella biblioteca ne trovate diverse, appunto oltre ai giornali. Iniziative pubbliche che vengono naturalmente presentate come grandi parate, diciamo, nella retorica del regime. Il Ministero per la Stampa e la Propaganda, per esempio, il 37 diviene il Ministero della Cultura Popolare, Conciano, è capillare, e lo stereotipo e l'idea imperiale sarà presente in maniera importante. Dicevamo del ruolo della scuola e dei cinegiornali e anche della radio, e qui vediamo, si inizia da scuola, se prendiamo alcuni quaderni in cui vengono presentati gli italiani fieri conquistatori, dall'altra ecco i libici o gli etiopi, i somali, oppure ripeto, ne parlerà sicuramente il collega quando vi farà vedere i fumetti, l'idea appunto del giovane bianco italiano che istruisce l'idea appunto della civiltà, che però si ferma, come ho detto, fino a un certo punto. Civiltà sì, ma fino a un certo punto. Con l'idea poi di quello che sappiamo. La parte economica, lo dicevamo, forse è quella che avrebbe bisogno anche altre storie, diciamo, del nostro colonialismo, forse la storia della penetrazione, diciamo, della penetrazione economica, di quanto sia stato appunto l'investimento, lo sfruttamento delle colonie, forse la parte meno studiata, e per tanti motivi. Sulla Libia c'è forse solo un testo di Segre che racconta questi aspetti, pochi richiami naturalmente, qui forse gli storici economici potrebbero sicuramente fare molto, più che coloro che si sono occupati di aspetti militari o di aspetti politici. E vi dicevamo, lì sperimentiamo anche una serie di modelli, anche perché, ripeto, sono territori sicuramente poveri, no? Dicevamo il deserto del Sahara, e investiamo molto. Pensiamo anche all'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, dedicato ad andare a visitare, che ha cose incredibili per quanto riguarda anche le modalità in cui gli italiani riescono a fermare il deserto, no? Sperimentando degli arbusti che fanno sì che quando c'è il ghibli non arrivi a invadere i terreni che pian piano vengono veramente strappati al deserto, e quindi tentare, ecco, piantagioni intensive in particolare in Somalia e in Etiopia, e l'impatto che ha avuto anche nelle culture locali. Questo magari è anche un tema di neocolonialismo quando pensiamo allo sfruttamento delle terre fertili. Anche lì per noi le terre più fertili, ad esempio anche nella penetrazione, e l'aspetto importante di quando devono arrivare i coloni, le terre più fertili, per esempio di Pelatdar, dell'altopiano della Cineraica Verde, deve essere sgombro da locali, perché sono le terre migliori che devono essere date, concesse ai coloni. E anche su questo c'è un bel libro di Federico Cressi, si chiama Desiderare la terra d'altri. L'aspetto di incamerare territori e a livello demaniale, cioè espropriarli a legittimi proprietari, lo Stato che li prende poi li distribuisce quasi in comodato d'uso ai coloni che arrivano o ai grandi concessionari. Quindi sicuramente è importante anche capire la sproporzione tra quanto è costata. Sull'Etiopia ci sono dei numeri importanti, sia dal punto di vista dell'investimento sui mezzi militari, oltre che sugli uomini, rispetto a dei territori che poi sarà sfruttato pochissimo. Siamo già nel 37, 41, quei 4-5 anni, diciamo, lì veramente siamo stati veramente poco. Forse era
effettivamente il territorio più ricco da un punto di vista delle risorse naturali. Ripeto, in Libia ancora il petrolio sarà sfruttato solo a partire dagli anni 50. E quindi anche qua, i privati che investono, pochissimi, ha un rischio molto alto. Grandi capitali industriali vanno più sulla speculazione oppure sugli armamenti, piuttosto che un'impresa in un territorio che conosci poco, a parte alcuni appunto armatori, ma poi alla fine grandi imprese veramente più di Stato che privati che tentano delle imprese. E poi prodotti coloniali sul mercato italiano. Qual è import-export? Di solito gli italiani che stanno là chiedono, no, quello che si produce qui, come scarpe, i tessuti, è difficile che si mettano un baraccano, la vogliono vestire giustamente all'occidentale. Quindi anche questo fa sì che ci sia una disparità anche sulla bilancia commerciale. Sì, arrivano un po' di prodotti esotici, latte, delle banane, ma poca roba, un po' di caffè, ma anche quello in maniera molto limitata, se andiamo a vedere i rapporti. Anche su questo, ripeto, forse e dove c'è molto da fare, poi diciamo, sicuramente con l'autarchia ci sarà questo. E poi la corruzione che appunto attanaglia molti di coloro che sono su quei territori, militari che diventano presidenti, rapporti importanti di alcuni di questi con gli apparati ministeriali, molti che sono lì sono burocrati che gestiscono appunto la colonia in maniera anche spesso inefficiente e inefficace per quanto riguarda tutto quello che viene appaltato. Per esempio pensiamo alle infrastrutture, lo stereotipo, abbiamo costruito strade, chiese, sicuramente, però spesso è un male che ritorna per fare tot chilometri, se occorreva no, tot soldi, sicuramente di solito in colonia tutto, non dico si raddoppia, ma quasi. Quindi anche lì sicuramente i risultati, molti sprechi sono e anche le strade, molte strade sono utilizzate e servono a controllare il territorio. In particolare in Libia, per esempio, tante strade nel deserto vengono utilizzate per far passare le camionette, altrimenti ti impantano sul deserto e quindi rischi, no, che la resistenza libica o etiope abbia buon gioco perché conosce il territorio, sa muoversi dentro, diciamo, la foresta o nel deserto e quindi può avere la meglio. Quindi anche alcune, diciamo, strade che vengono costruite servono per un controllo del territorio. E poi, vabbè, l'impero del lavoro, come vi dicevo, poi viene clamorosamente smentito dal fatto appunto che questa colonizzazione demografica, famosi 20.000 che ogni anno devono partire dal 38 in poi, molti di questi saranno inviati, ecco, grazie, poi lo vedremo domani, proprio a una modalità quasi di concedere territori ai coloni e con tutta una serie di aspetti. L'altra grande questione dell'apartheid, dicevo del razzismo, importante ricordarlo, appunto le leggi razziali, qui possiamo, le leggi razziste contro la popolazione locale, in particolare per eliminare la questione del meticciato, e tutta la differenziazione che c'è tra italiani e africani. Cioè Addis Abeba verrà ricostruita con il quartiere per i bianchi, il quartiere per i neri, solo alcune strade possono essere attraversate dai neri solo per andare nelle zone dove si produce perché serve manodopera. La panchina per i bianchi, la panchina per i neri, l'autobus per i bianchi coperto, una specie di camionetta aperta, l'autobus per i neri, il cinema differenziato, no? Quindi con una forma, ripeto, di apartheid che inizia appunto con questo arbitrio totale nei confronti della popolazione indigena. Stesso discorso vale per naturalmente per le scuole e una piccola differenza ci sarà in Libia, in particolare con le province a nord che verranno poi assimilate dentro, diciamo, il cosiddetto territorio metropolitano. Se guardate alcune cartine, potranno vedere che le province più a nord della Libia, no, saranno inglobate quello che sarà chiamato poi il territorio metropolitano.
però rimarranno sempre fondamentalmente dei cittadini di serie B, diciamo una cittadinanza elargita, ma non poi con pienamente usufruite e consumate. Vi dicevo poi l'obbligatorietà della lingua italiana. E qui vi dicevo Montanelli, ma forse già lo conoscete perché penso che siano già molto lunghi, quello che diceva della famosa ragazzina, se andate su YouTube comunque vedete la sua intervista che rilascia e continua. La cosa grave, nonostante siano passati tanti anni, lui fino agli anni 60 continua a dire fondamentalmente, cioè non rendendosi conto, diciamo, di quello che ha fatto, che lì si può fare così, da noi non l'avremmo fatto, ma siccome lì gli usi lo prevedono, potevo comportarmi in maniera, diciamo, quasi da pedofilo, e quindi prende questa ragazzina, poi non si è mai saputo, diciamo, lui dice 12 anni, forse 14, comunque non è questo importante, è questa mentalità che non si chiude col periodo, diciamo colonnare. E qui, vabbè, dicevo la questione della legge, e da notare che la legge è stata abrogata nel 1947, quindi poi fondamentalmente dopo anche la firma del trattato di pace del 10 febbraio di quell'anno. Velocemente la perdita del nostro impero, dicevamo nel gennaio del 43, poi perdiamo anche la Libia, la conferenza di Londra, nonostante De Gasperi tenti fino all'ultimo di mantenere almeno la Tripolitania, ma ciò non avviene, l'AFIS di cui abbiamo già parlato. E quindi, spero di non avervi annoiato con questa lunga affresco della nostra storia coloniale. Io ritengo appunto che se si riesce, non abbiamo il tempo di parlare del periodo successivo, diciamo di quello del post-colonial, che va, ripeto, molto di moda, ma penso che forse un approccio come qui ho cercato di presentare, una storia dell'Italia coloniale, che parte dalle sue radici, che tocca alcuni aspetti, alcune caratteristiche, potrebbe essere forse un buon modo anche per giocare anche sul discorso dell'attualità e di quello che è accaduto all'epoca e delle tante amnesie che sono ancora ben presenti, dei tanti obblighi e di tante le questioni che ancora, diciamo, sono aperte. E ripeto, anche tanti periodi e anche pezzi di storia coloniale che devono ancora essere studiati, e qui speriamo di dare il nostro contributo come storici. Beh, ringrazio. Allora, no, io chiederei intanto qualche domanda. Siamo partiti anche in ritardo. Prego. Posso prima verificare se ce ne sono fra i colleghi collegati online? Prego. Al momento non ci sono domande, ma c'è la richiesta di avere le slide. Sì, le lascio. Le lascio qui e chiunque magari le può utilizzare. Le mandiamo anche, non ti preoccupare. Non so se sono state efficaci, sono andato un po' veloce, chiedo scusa, ma abbiamo tanta carne al fuoco. Qui c'erano delle domande, magari allora iniziamo da qui. Perché ho visto quello di Wuming, che Wuming 2, è molto interessante. Wuming 2. Però, Tajano è il primo, siccome mi ricordo Sangue Giusto, ce ne Sangue un Giusto, po', ecco, assolutamente. Possiamo fare un elenco? Sì, poi magari, magari poi ve lo mando, ma penso a Masa Magister sulle donne etiopi che hanno resistito, cioè questo bellissimo libro, adesso mi sfugge il nome, Quando eravamo re, mi sembra che sia il titolo in italiano, una traduzione un po' strana, che ricorda. Poi c'è la linea del colore della Ilavascego, poi c'è appunto Sangue Giusto, aspetta, lei si chiama la Melandri, bravissima, la Melandri. Poi c'è un altro, stanno venendo fuori un po' di libri interessanti, come giustamente dicevate voi, anche scritti soprattutto da donne. Poi c'è naturalmente anche qua, se riprendete con certo successo, il secondo libro anche di Scurati su M, dove affronta anche, che è un libro che utilizza, gioca su documentazione e romanzo, in maniera anche
ci si può discutere, però su alcuni passaggi è anche interessante e può essere naturalmente ripreso. Però poi vi mando una piccola bibliografia anche su quelli che possono essere dei testi, tra virgolette, romanzi, letteratura, che secondo me possono aiutare per dei percorsi. Adesso a mente l'avevo preparato, ma non siamo grazie, però posso intervenire? L'ultimo incontro del 7 ottobre sarà con una docente di letteratura postcoloniale, Caterina Romeo, che credo più di me ci darà... No, beh, tutto bene, tanto più se ci sono percorsi didattici, guarda, non... Assolutamente. Quello che dicevo, qualcosa si sta muovendo anche nell'ambito letterario. Siamo un po' carenti nell'ambito cinematografico, per esempio, perché se pensiamo al film Il Leone del Deserto, che è un polpettone del 1981, ma di fatto è ancora censurato per vilipendio alle Forze Armate. Fu censurato nell'epoca e ancora adesso, nonostante un cast eccezionale, Anthony Quinn, Irene Papas, Raffallone, cioè Accad, è un po' un polpettone con anche alcuni passaggi discutibili dal punto di vista della storia militare, però interessante ed è sicuramente un film che si può anche fare. Oppure Quando eravamo guerrieri, un documentario che trovate forse anche su YouTube, che fa i conti anche con le questioni postcoloniali, su proprio legato al monumento ad Affile, di questi, diciamo, figli di seconda e terza generazione che chiedono conto perché no, si faccia un monumento a Graziani. Quindi, come dire, poi si fa... Dimmi, prego. Figli dello stesso cielo, come no? Assolutamente. Ma dicevamo poi su questo punto, come diceva, non voglio anticipare quello che vi dirà anche l'ultimo incontro, che è sulla letteratura, quindi lì penso che anche su questi, su altre questioni legate più a... Però sicuramente, ecco, facciamo un po' fatica, se devo dargli anche qua delle indicazioni di film sulla storia del nostro colonialismo, sicuramente abbiamo più difficoltà. Se pensiamo, no, al Mandolino... no, oppure al Mediterraneo, no? Su quelle isole dove lo stereotipo del Land Rover italiano, del militare che sta lì quasi per caso e viene visto, ma... cioè su questo lo stereotipo. Poi è chiaro, sono film, sono romanzi, ognuno ha, diciamo, dicevamo, poi la storia è molto più complessa, non possiamo sempre fare questo doppio binario, bravi italiani o tutti criminali. Dentro ci sono anche dei rapporti di una società coloniale. È vero che non tutti sono costretti a non riconoscere i figli, però c'è qualcuno che si innamora e tenta anche di riportarsi la compagna e riconoscere i figli. Molto complicato, molto difficile, contro le leggi dell'epoca, e vengono anche puniti per questo. Come dire, diciamo, nella complessità anche nelle storie, le pieghe di storie anche molto tristi, c'è anche questo. Ricordo ancora che gli italiani che poi sono rimasti lì non sono pochi, cioè sia per esempio penso in Etiopia, in Eritrea e anche in Libia, poi cacciati da Gheddafi nel 1970 per quanto riguarda la Libia. Poi vanno via per tanti motivi già negli anni precedenti, però anche quello denota, ecco, una società coloniale che tutto quello che abbiamo detto con le logiche, no, del colonizzato, il colonizzatore che ha sicuramente tutta una serie di privilegi nel periodo in cui, fino almeno quando non perdiamo ufficialmente le colonie, però una società coloniale nelle sue complessità esiste e ne va tenuto conto anche nel raccontare, ecco, questa storia dell'Italia coloniale. Dimmi, mi chiedevo, Libia, Somalia, Eritrea, c'è stato un momento in cui ufficialmente l'Italia, perché insomma quella era fascista, ma siamo repubblicani antifascisti, ma siamo sempre l'Italia, ha chiesto, diciamo, ecco, chiesto, i conti, mi chiede i conti con i crimini coloniali. Allora, partiamo da quello che succede con l'Etiopia. Cioè, nell'immediato secondo dopoguerra c'è la Commissione per i crimini di guerra di Londra, a cui tutti i paesi invasi o che hanno subito crimini da parte dell'Italia fascista può chiedere l'estradizione di presunti criminali per poter celebrare il processo.
tutte le nazioni chiedono una serie, diciamo, di liste. La Jugoslavia è quella che ne richiede di più, la Roatta ad altri, a Pizzo Biroli ad altri che si sono macchiati di crimine oppure che hanno, diciamo, bene o male occupato posizioni di rilievo anche nei territori, nella provincia di Lubiana o nel governatorato del Montenegro e via dicendo. La stessa Etiopia, lo chiedono anche gli Stati Uniti, l'Inghilterra, più per i crimini commessi nei campi per prigionieri di guerra ai loro soldati, in tanti casi. L'Unione Sovietica, per i campi di concentramento costruiti, cioè non è solo le 100 gavette di ghiaccio, 15 campi di concentramento costruiti nelle nostre retrovie del Don, gran parte anche nelle zone attuali dell'Ucraina, che consegniamo ai tedeschi. Però nell'immaginario collettivo eravamo lì con le scarpe di cartone, però siamo arrivati lì, vabbè, parte questo. E l'Etiopia è una delle nazioni che chiede una lista di criminali. Ne chiede 12 in verità poi alla fine, tra cui anche Badoglio, Graziani, poi ne riduce a 2. Dice, vabbè, non volete darci gli altri? Nel 47 rifà una lista, ne chiede almeno 2. Badoglio, Graziani. Questi due dobbiamo processare. Cosa accade? Che sarà l'Inghilterra a bloccare le richieste etiope. Perché se una nazione colonizzata chiede per dei crimini di guerra, celebrano dei processi a presunti criminali per crimini fatti in colonia, immaginiamoci gli altri. Loro erano, e quindi blocca fondamentalmente con l'assenso anche del e non se ne fa nulla, per esempio, per la questione dell'Etiopia. Pensiamo invece alla Libia. La Libia, anche lì ci sarà la costruzione di, diciamo, l'ospedale Andreotti, si mette d'accordo, De Gasperi aveva tentato di mantenere la Tripolitania, quando poi ci sarà Re Idris El Senussi, periodo della monarchia. Poi arriva Gheddafi, oltre alla cacciata degli italiani, nel 1970, poi magari domani ne parleremo in maniera approfondita, però la vera svolta si è avuto con il trattato di amicizia che viene firmato da Berlusconi nel 2009, però era un trattato che, diciamo, era in piedi da già gli anni 90, già alcune cose erano state predisposte nel periodo precedente, degli anni 80, poi c'è stato anche governi successivi, da Prodi a D'Alema, per citarne alcuni, lo stesso Lamberto Dini si spende molto, e soprattutto si spende l'ENI e le imprese italiane, perché era un giro, una partita di giro, che la strada, l'autostrada dovevamo costruire, la costruivano imprese italiane. Tripoli è una città che consumava più cemento quasi, no? Gheddafi che investe dalla Juventus alla Fiat ai soldi che manda, a parte le cose folcloristiche, finanzia varie campagne elettorali e lì noi chiediamo scusa fondamentalmente, cioè Berlusconi va lì, riporta la Venere, no? È stata presa, cioè ci sono tutta una serie di passaggi interessanti in quel periodo, però dietro c'è l'aspetto economico, ripeto, più che l'idea di fare i conti con quel passato. E quindi la situazione più o meno è questa, con quello che sappiamo, quello che è successo poi in Libia. Chiudo dicendo invece, per quanto riguarda... Sì. L'Italia ha avuto la possibilità in qualche modo di rimediare un pochino a tutto quello che è fatto. Un'amministrazione fiduciaria della Somalia, della 50-60, sì. Invece la mentalità è sempre stata quella. Certo. L'AFIS è stato un fallimento. L'amministrazione della Somalia è stato un fallimento, sia per le logiche giustamente che tu stai ricordando, ma appunto perché forse anche lì gli danno questo contentino nel 50. Se uno pensa che chi è che deve andare poi lì? Guglielmo Nasi, uno che sta nella lista dei criminali di guerra richiesti da Letta. Infatti quando vedono questi, no, quello, anche se è stato forse il meno criminale rispetto agli altri, però diciamo... Alla fine, e infatti, al Festival di Filosofia a Modena, che ci sarà sabato e domenica, faremo un percorso perché a Guglielmo Nasi è dedicata una statua al centro di Modena, che ripeto, poi è stato effettivamente, diciamo, dal punto di vista militare, abbastanza importante, eccetera. Forse uno di quelli che credeva più nel dialogo rispetto a lanciare le bombe, sicuramente, però
con l'elogio che sappiamo. Quando infatti chiamano lui, e adesso alla 16 va bene tutto, ma insomma, sta nella lista di quelli che abbiamo richiesto, è il quinto in lista, ci sembra un po' troppo che mandate, insomma, anche per le questioni legate naturalmente a quello che la Somalia aveva rappresentato in quell'accerchiamento a Tenaglia con Colterecchio. E quindi ci mandate uno che si era comportato in questo modo, forse non è il caso, anche lì appunto svanisce, cioè, abortisce fin dall'inizio, con l'indicazione di Nasi, l'idea di voltare pagina, ma era anche complicato perché i quadri funzionari del Ministero degli Esteri, eccetera, erano ancora ex colonialisti. Quindi sarebbe stato. E dopo la guerra 1960, quando se ne va il Ministero, è importante. Tutto non lascia niente. Sì. Ho solo una curiosità. Allora, nel 1860, la Macaulay Rubattino affitta, per modo di dire, a Garibaldi due navi per conquistare, per fare l'Italia, diciamo. 22 anni dopo acquista la Baia di Assaf, da cui si inizia, certo, l'impero e il coloniale. È quello che dicevamo, questo aspetto risorgimentale di questa tradizione. Sì, però ecco, lì però è quell'idea risorgimentale. Certo. I Rubattini. Bene, io che dici? Chiudiamo. Grazie, ringrazio tutti anche. Online, grazie. Grazie, vi aspettiamo domani allora. Buona serata a tutti, grazie, a domani. Arrivederci. Grazie davvero, grazie. Arrivederci. Buonasera.